Buonasera a tutti, grazie innanzitutto per il tempo che dedicherete a questa presentazione. Sono Massimo, mi occupo di Network Security and Management in MLS e con me oggi ci sono Enrico che si occupa di Sales and Business Development e anche Udo e Stefan che rappresentano la OP SWAT, il vendor del prodotto che noi distribuiamo per l'Italia e che sono qui con noi in questo evento per aiutarci, diciamo, nelle presentazioni. Di cosa si occupa OP SWAT? OP SWAT nasce nel 2002 e sin dall'inizio si occupa di protezione di critical infrastructure protection, cioè di protezione di infrastrutture critiche, di protezione di tutte quelle aziende e quelle infrastrutture che hanno bisogno di limitare e proteggere l'accesso dei dati all'interno di zone protette come reti ad alta sicurezza, air gap e via dicendo. OP SWAT nasce con l'obiettivo di creare un unico tool che permetta di evitare di utilizzare diversi tool che si occupano di scanning, data loss prevention, CDR e via dicendo, e crea un unico motore, un unico engine capace di affrontare e di gestire il file da tutti questi aspetti con un'unica soluzione. Un'unica soluzione al centro della rete che permette di far convogliare al suo interno il file da qualunque origine arrivi questo file, permette di gestirlo e di consegnarlo al destinatario in forma assolutamente pulita e spenta, quindi priva di qualunque contenuto che possa essere pericoloso. Come viene affrontato questa sfida da parte di OP SWAT? Utilizzando il Meta Defender Core. Tutto il ciclo di funzionamento di OP SWAT o del Meta Defender Core è riassunto sostanzialmente in questa slide. Sulla sinistra tutti i modi con cui è possibile far arrivare un file all'interno del prodotto Meta Defender Core. Al centro quello che il Meta Defender Core esegue quando riceve un file. Sulla destra il file validato. Cosa c'è di importante da sapere prima di cominciare a entrare in qualche dettaglio? Il fatto che tutto quello che state vedendo, ad eccezione della piccola parte in basso, è sviluppato completamente on-premise. Quindi l'azienda che decide di utilizzare una soluzione del genere non ha bisogno di inviare dati all'esterno, non ha bisogno di rischiare di utilizzare servizi gratuiti che sappiamo bene che non sono mai gratuiti ma sfruttano l'utilizzo del file per capire dati, per capire informazioni. Quindi il Meta Defender Core è banalmente un installer o per Windows o per Linux che viene in 5 minuti deployato su una macchina virtuale piuttosto che su un server fisico e messo a disposizione dell'intera infrastruttura. L'intera infrastruttura ha quindi questa roccia al centro totalmente passiva, quindi a differenza dei sistemi antivirus classici con cui spesso OP SWAT viene scambiato, il sistema Meta Defender Core è un sistema completamente passivo, non esegue nessuna attività di sua iniziativa, ma attende solo che qualcuno da uno dei canali di accesso invii a lui il file per eseguire tutte le operazioni. Con quali canali è possibile inviare i file al Meta Defender Core? Li abbiamo tutti sulla sinistra. Il più importante, pur essendo molto particolare, è sicuramente quello delle API. Chi è un pochino dell'ambiente, del settore, sa che l'utilizzo delle API permette di poter interfacciare un prodotto con qualunque ambiente di sviluppo. Quindi il Meta Defender Core può essere utilizzato banalmente per sviluppare una web application o per sviluppare un software o per sviluppare un tool che ha bisogno di verificare un file, la sicurezza di un file, prima di portarlo dentro. Immaginate un normale sito che deve uploadare dei documenti, colui che sviluppa quel sito può integrare nella procedura di invio del file una chiamata API verso il core che gli dirà se il file va bene oppure no. Questo permette di utilizzare sostanzialmente il core in qualunque situazione si possa avere a disposizione uno strumento che è capace di ingaggiare delle API. Chi ingaggia le API? Abbiamo detto lo sviluppatore, ma moltissimi firewall, moltissimi web filter, WAF o altro sono capaci di poter inviare il file tramite API. Quelli che continuano sulla sinistra sono i metodi più, diciamo, standard. Il primo è l'email. Tramite un apposito modulo che si chiama Email Gateway Security
il transito delle mail dalla parte pubblica all'interno, all'outlook o alla casella dell'utente viene interrotto. Qual è la procedura? La vedremo a breve un po' più nel dettaglio. La mail viene completamente disassemblata in tutte le sue componenti, ogni singola componente viene inviata al core, il core valida ognuna di queste componenti e dopodiché conferma alle mail security gateway se la mail può procedere oppure deve essere bloccata. No, che cambi poi quando... Okay? Ma uno deve... Stesso concetto per il kiosk. Il kiosk è l'elemento che c'è in esposizione nel nostro stand ed è il prodotto che permette di proteggere fisicamente l'accesso dei dati a un'infrastruttura. Immaginate una fabbrica piuttosto che un ufficio, piuttosto che un'azienda, dove le persone normalmente arrivano con la classica chiavetta USB o portano il file all'interno del cellulare, arrivano nell'azienda, inseriscono la chiavetta USB in un qualunque portatile e potrebbero scatenare qualche cosa di veramente grave. Il kiosk permette di scansionare la chiavetta USB e trasferire il solo contenuto pulito e validato all'interno di una nuova chiavetta pulita. Quella chiavetta verrà dotata di un certificato che il PC destinatario sarà in grado di validare. Quindi quando la chiavetta arriva sul PC, il PC determina se quella chiavetta è realmente passata dal kiosk, non è mai passata dal kiosk o se durante il percorso dal kiosk fino al computer qualcuno ha volutamente rimodificato il contenuto di quella chiavetta. Okay? Allo stesso modo, se vogliamo del tutto rimuovere l'utilizzo delle chiavette USB dall'azienda, il kiosk è capace di caricare il contenuto della chiavetta e deliverarlo su una share di rete piuttosto che su un drive a disposizione degli utenti, in modo che l'utilizzo della chiavetta fisica in quanto tale viene totalmente rimosso. Tutta questa attività senza toccare la chiavetta originale, quindi se la chiavetta con la quale voi siete arrivati aveva un contenuto personale o qualunque altra cosa, se infetta era, infetta è rimasta. L'obiettivo è semplicemente deliverare il contenuto pulito ma non toccare mai l'originale. Storage è il prodotto di OpenSWAT che, sempre interfacciato con il core, permette di pulire, con gli stessi concetti che abbiamo espresso prima, delle condivisioni di rete piuttosto che dei drive pubblici, come per esempio Google Drive o OneDrive e diversi altri che voi conoscete sicuramente, Dropbox o altro. Cosa fa questo modulo di OpenSWAT? Si interpone fra il drive che avete voi, che sia una share o sia un drive pubblico, e un secondo drive di destinazione, e permette che tutto il transito dal drive A al drive B venga prima scansionato dal core. Quindi sostanzialmente, partendo da un drive sporco, passatemi il termine, arrivo su un drive pulito nel quale vengono destinati solo gli elementi realmente puliti e quindi sicuri. ICAP o ICAP, l'elemento che permette di interfacciare il Meta Defender Core con un qualunque sistema in grado di effettuare una chiamata ICAP. Chi sono i sistemi capaci di effettuare una chiamata ICAP? Banalmente i Web Application Firewall o i Web Filter, cioè quegli elementi che permettono di analizzare il traffico HTTP. Quindi il core può essere anche utilizzato per gestire i download dal browser o qualunque file, qualunque elemento venga scaricato dalla connessione internet. Vault. Il Vault non è altro che, diciamo banalmente, un Google Drive molto più complesso e totalmente interfacciato con il Meta Defender Core. Se io desidero scambiare dati con i miei colleghi all'interno della rete o da una rete normale a una rete protetta o dall'esterno verso l'interno, piuttosto che farli passare da un drive pubblico come Google Drive o quanti altri ce ne sono, o piuttosto che utilizzare una share normale, posso uploadare i file all'interno del Vault. Cosa fa il Vault? Alla ricezione del file lo mette in standby, lo passa al core che esegue tutti i controlli. Se il core valida quel file, il file diventerà disponibile per tutti coloro che lo vogliono utilizzare. Se per qualunque motivo qualcuno ha depositato nel Vault un file non valido, il download e l'accesso a quel file vengono negati. Quindi il risultato è sempre lo stesso. Stiamo arrivando da una sorgente sconosciuta e portiamo a destinazione il file solo e soltanto se è pulito e se è utilizzabile. Drive è l'unico elemento a parte di questa slide di cui stiamo parlando, perché sostanzialmente contiene al suo interno tutto quello che è il core.
Il driver non è altro che una chiavetta USB dotata di un sistema autoavviante Linux che, inserito all'avvio sul PC, permette la partenza appunto di un sistema operativo esterno che può scansionare tutto il computer, tutto il contenuto del computer con tutta la potenza del Meta Defender Core. A cosa serve? Sostanzialmente, per esempio, a validare un computer prima di farlo entrare in azienda o a validarlo per controlli forensi che possono riguardare analisi forensi o altro. Il client è quella parte di cui parlavamo prima che va installata sui PC, non è da confondere col classico agent dell'antivirus o altro. Il client ha l'unico compito di verificare che le unità di massa del computer siano state, ciò che viene inserito nelle porte USB del computer sia stato precedentemente validato dal kiosk. Quindi il suo unico compito è quello di determinare se una chiavetta USB inserita nella macchina è passata dal kiosk oppure no. Non ha attività di antivirus, non fa niente sul sistema e di conseguenza non impegna risorse. Come potete vedere, il range di input dei dati è sostanzialmente tutto. In una linea assolutamente teorica, diciamo, potremmo controllare tutti i possibili canali di accesso del dato che arrivano sul PC e avere sicuramente deliberato il file in maniera pulita. In ogni caso, quello che deve essere chiaro è che OpenSWAT non sostituisce il classico antivirus da endpoint, perché l'antivirus da endpoint fa tutt'altro lavoro. In una linea, diciamo, abbastanza generale, avendo tutti i canali protetti con OpenSWAT, l'antivirus che sta sull'endpoint fa un lavoro un poco più semplice perché, diciamo, difficilmente entra in azione. Cosa fa nello specifico il core di cui abbiamo parlato fino ad oggi? In tutti i modi noi facciamo arrivare il file al core, lui inizia tutte le sue attività di controllo. La prima fra tutte da cui nasce tutta questa serie di suite è quella che vedete in alto a destra, del multiscanning. OpenSWAT è probabilmente l'unica, per le informazioni che abbiamo, azienda ad avere un sistema di multi engine. Significa che è stato, mi sposto un attimo per comodità nella slide dell'antivirus e poi torniamo, eccoci qua. OpenSWAT ha accordi commerciali con tutti i produttori di antivirus, dai più noti ai meno noti. Nella versione più grande OpenSWAT gestisce 34 engine attualmente. Qual è l'obiettivo di avere un sistema multi-engine? Abbastanza semplice da comprendere, diciamo. È tecnicamente quasi impossibile che un virus possa scappare, perché se qualcuno dei produttori lo conosce, OpenSWAT lo conosce. Tutti i sistemi che ci sono attualmente in giro per la terra di definizione di antivirus lavorano per arrivare a questi risultati. Quindi, quello che vedete, ad eccezione del 4 engine che ormai non è più in commercio, si comincia dall'8, il 12, il 16, il 20 e il max, che è quello con 34 engine, è potenzialmente in grado di arrivare a una percentuale di rilevazione del 99,31%. Qual è il concetto del multiscanning? Molto semplice. Questa è una slide non proprio aggiornatissima, ma comunque contenente più o meno tutti i produttori di antivirus. Il concetto è: se qualcuno dei produttori da una parte del mondo si accorge del virus prima del produttore di un'altra parte del mondo, aggiorna le sue firme e OpenSWAT con uno dei 34 engine è quindi già in grado di trovare quel virus. Se io utilizzo l'antivirus A piuttosto che quello B, potrei rischiare di avere un ritardo di ore e giorni che in ambienti ad alta criticità potrebbe essere anche non accettabile. Torno un attimo alla slide principale e passiamo al secondo elemento. Scusatemi, eccoci qua. Il secondo elemento è il CDR, Content Disarm Reconstruction. È probabilmente l'elemento più invasivo dei prodotti Meta Defender Core, ma i CDR hanno questo lavoro. Sostanzialmente utilizzano un concetto che è opposto a quello delle sandbox. Cosa fa la sandbox? La sandbox accoglie un file, lo avvia, osserva quello che sta succedendo. Se il file ha un comportamento anomalo e quindi comincia banalmente a criptare tutti i dati, la sandbox annulla il delivery del file e lo cancella. Il CDR opera con un concetto completamente opposto, cioè disassembla completamente il file documentale, lo smonta in tutte le sue componenti e rimuove tutto il contenuto attivo.
quindi il file che arriva a destinazione non ha più tutto quello che potenzialmente potrebbe essere pericoloso. Il risultato è chiaro, il file è arrivato spento a destinazione, tutta una serie di routine che eseguono codice attivo sono state rimosse, però l'obiettivo di un ambiente sicuro ad alta protezione è quello di non avere contenuto attivo al suo interno, appunto. Gli ultimi due elementi sono il DLP e il Vulnerability Check. Il DLP sta come Data Loss Prevention, non fa altro che scansionare il file durante l'elaborazione e proteggere o rimuovere tutte quelle che sono informazioni che noi reputiamo come sensibili, che potrebbero essere numeri di carte di credito, potrebbero essere codici fiscali, potrebbero essere qualunque cosa sia riconducibile a un'espressione regex. Quindi imposto la mia espressione regex, la carico al sistema, il file passa dal core, prima viene martellato, passatemi il termine, da 34 engine, dopodiché viene controllato dal CDR, successivamente riceve il controllo del DNP e del DLP e poi arriva il Vulnerability Assessment Tool. Il Vulnerability Assessment Tool controlla gli eseguibili, oppure i file binari, oppure gli aggiornamenti di firmware o altro, quindi lavora su un tipo di file leggermente diverso rispetto a quello documentale. Il file installer potrebbe avere delle vulnerabilità, patch non installate, versioni troppo vecchie, non idonee a sistemi operativi. Tramite il Vulnerability Assessment Check il sistema è capace di determinare se quel file ha già delle vulnerabilità note e quindi non è consigliabile utilizzarlo per fare l'installazione, o quantomeno lascia all'amministratore il compito di prendere questa decisione. In basso, messo da parte non per motivi diciamo speciali, ma solo e soltanto perché l'unica parte, l'unica componente che ha in cloud il MetaDefender Core riguarda il Fast Dynamic Analysis e il controllo degli hash e dei IP, ma quella è una componente che è possibile attivare su richiesta e non è assolutamente implementata nelle installazioni standard del MetaDefender Core. Quindi ribadisco e poi andiamo avanti. Il MetaDefender Core nasce per lavorare in ambienti totalmente isolati anche dalla connessione internet, cioè è predisposto per operare in quegli ambienti in cui il dato deve essere analizzato, deve arrivare in completa sicurezza, ma non ci deve essere alcuna comunicazione con l'esterno. Vedi reti classificate, reti militari o reti air-gapped, cioè luoghi in cui non è contemplata la connessione internet. Un elemento come il kiosk che abbiamo in esposizione oggi non è connesso a nulla, non è connesso a internet e può ricevere gli aggiornamenti da una chiavetta USB esterna. Quindi se posizionato in un ambiente protetto può essere aggiornato ogni X ore, ogni X giorni con una semplice chiavetta USB che lui stesso controlla prima di acquisire al suo interno. Ora c'è che poi questa la discuti tu. Allora, queste slide le abbiamo viste, qualche dettaglio sul CDR. L'esempio che facciamo noi è quello di fare una corrispondenza con bollire una tazza d'acqua, viene pulita da ogni impurità e si ottiene un risultato diciamo limpido. Qui c'è un qualcosa di un poco più dettagliato, sostanzialmente il file viene destrutturato, quindi viene smontato in tutte le sue componenti basilari, tutte le componenti attive vengono rimosse e il file viene completamente riassemblato. Il risultato finale non è chiaramente uguale al risultato iniziale per ovvi motivi, ma è completamente funzionante. In questa slide un dettaglio un po' più particolareggiato di quello che può essere un documento di Office. Il documento di Office, il classico file doc o docx che tutti quanti conosciamo, è più o meno composto da tutte quelle componenti. Il passaggio sotto le grinfie del CDR rimuove tutta quella che è la parte attiva. È ovvio che, come tutti i CDR, non nello specifico quello di OpenSWAT, pulire la parte attiva di un file può significare anche rimuovere delle componenti che sono parti salienti di quel file. Per sopperire a questa problematica, il MetaDefender Core esegue comunque una copia del file originale e la mantiene in una quarantena per un lasso di tempo che decide l'amministratore. Se il file arrivato a destinazione è inutilizzabile, ma è trusted, cioè fa parte di quei file che possono passare, si ripesca dalla quarantena e si fa consegnare.
Questi sono tutti i database che vengono usati come riferimento per il vulnerability assessment, quindi per i check di vulnerabilità. Questo è un esempio di quella che è la funzionalità del data loss prevention. In questo caso qui abbiamo fatto un esempio della reduction. Come vedete, quello è un PDF con testo ricercabile che è stato inviato, ma in base ad alcune regole che sono state impostate, la parte di email e la parte del social number sono stati completamente bannati. Quindi significa che l'utente ha inviato un PDF, ma a destinazione arriverà questo elemento, quindi con tutto coperto. Alla stessa maniera a destra, qualcuno ha inviato una scansione di una carta di credito, il sistema ha rilevato il numero della carta di credito e ha bannato solo la parte fondamentale. Quindi a destino arriverà il file bannato e il manager, configurato nell'amministrazione della console di amministrazione di OpiSWAT, riceverà notifica del fatto che qualcuno ha inviato un documento che ha violato le regole impostate sul sistema. Questo è un esempio di flusso delle mail security gateway. Come potete vedere, si arriva da internet, si passa da un gateway, la mail arriva al mail security, al mail gateway security, viene veicolata sul core e di conseguenza si procede. O si va in quarantena se la mail è pericolosa, o la mail viene sanitizzata e consegnata al mail server. Qual è il concetto? Una mail potenzialmente pericolosissima è stata passata al vaglio di un numero elevatissimo di antivirus, è stata passata al vaglio del CDR, è passata al vaglio del DLP e del Vulnerability Assessment, quindi quello che arriva nella mailbox dell'utente è sicuramente, nella maggior parte dei casi, una mail completamente pulita. Aggiungo una nota: il CDR è in grado anche di esplodere gli URL presenti nelle mail, quindi faccio banalmente l'esempio delle classiche mail con il pulsante clicca qui per scaricare il file, il link viene esploso e viene reso visualizzabile in modo che l'utente possa guardare a occhio che la mail magari è arrivata da un gestore famosissimo ma in realtà punta a un sito non proprio legittimo. Questo è un esempio di kiosk hardware come simile a quelli che abbiamo messo fuori. Una nota: la OpiSWAT non produce, o quantomeno produce, la parte hardware, ma ha un delivery abbastanza complesso, quindi in molti environment la parte fisica proprio, il ferro diciamo, viene scelto dal cliente. Può essere un comune laptop, può essere un box come quello che avete sul tavolo, può essere una torre come quella che avete lì sulla sinistra. Questo è un esempio di flusso, come vi dicevo poco fa, di ciò che succede quando si ha a che fare con il kiosk. Chiavetta inserita nel kiosk, il kiosk manda sempre tutto al core che decide se il file va bene o il file non va bene. Se tutto va bene, il file continua verso la workstation e la workstation è in grado di controllare se realmente quella chiavetta è passata dal sistema oppure no. Secure Storage, quello che dicevamo prima, permette di gestire tutti quei tipi di cloud storage e di tenerli puliti affinché il loro contenuto venga trasferito all'interno di un'infrastruttura pulita. ICAP per l'analisi del traffico HTTP e il Vault, che è l'elemento che vi dicevo, molto simile a un drive, che permette di ospitare i dati. Quindi, per riassumere, poi lascio la parola a Enrico per qualche parola che riguarda la parte commerciale. OpiSWAT, nello specifico il Meta Defender Core, che rappresenta il perno dell'infrastruttura, nasce per affrontare tutte quelle che sono problematiche di gestione completa di un flusso dati dell'azienda in maniera centralizzata e organizzata. Non abbiamo più un antivirus sul firewall che fa la prima protezione, un secondo antivirus sul WAF che fa la seconda protezione, un terzo antivirus nel mail gateway, un quarto antivirus e via continuando, che magari compriamo di quattro marche diverse, A, B, C e D, che dobbiamo gestire con quattro contratti diversi e che comunque dobbiamo gestire con quattro apparati diversi. Il concetto è: OpiSWAT non tocca nessuno di questi, perché non si fa mettere al posto di nessuno di questi, ma affianca tutti quanti con un numero di motori che nel minimo della versione sono il doppio di quelli che abbiamo menzionato. Nella versione più piccola OpiSWAT ha 8 engine, sta a fianco a tutti, non disturba nessuno ed è capace di valutare tutto quello che è passato dai 4 precedenti con molti più motori per validare definitivamente quello che succede.
oltre a essere uno dei pochi che disassembla completamente, nel caso delle mail, tutta la mail in tutte le sue componenti. In ultimo, e con questo ho finito la mia presentazione, e il CDR, per esempio, in questi flussi è capace anche di spegnere del tutto il file. Voi inviate un file di Word che potrebbe contenere macro o altro, io posso far arrivare a destinazione un file PDF, perché il sistema annulla tutto il contenuto attivo e lo trasforma in un file PDF piuttosto che in un TXT. Quindi, e concludo, obiettivo: qualunque cosa arrivi fuori non viene trustata in nessun caso, quindi si torna al claim che trust no file, e deve essere deliberata nella maniera più sicura e pulita ci possa essere. Ok? Passo la parola a Enrico per qualche parola sulla parte commerciale. Vi ringrazio tutti per il vostro tempo e vi auguro una buona serata. Grazie Massimo, la presentazione era molto dettagliata e esaustiva, quindi non ho nulla da aggiungere dal punto di vista tecnico. Posso solo dire che commercialmente parlando è una soluzione che colpisce molto i clienti e i nostri partner, perché c'ha delle peculiarità che la rendono unica sul mercato. È perimetrale, ovvero riesce a difendere un determinato ambiente, che possa essere un'azienda, un ente o magari un ambiente classificato all'interno della stessa azienda. È multiscanning, quindi come Massimo diceva si parte da 8 a 34 antivirus, e nello stesso tempo è estremamente versatile. Anche i moduli ai quali si riferiva prima Massimo, il DLP, l'assessment, l'analyzer, cioè sono tutti moduli che possono essere acquistati e implementati in una seconda parte dell'iter di vendita della soluzione. Quello che volevo dire è che comunque in ogni caso il cliente, una volta che acquista il Meta Defender Core, poi può aggiungere in un secondo momento e durante il ciclo di vita naturale del cliente, della soluzione, dei moduli che vanno a incrementare la potenzialità del Meta Defender. Quindi all'inizio può acquistarlo solo per controllare le mail. Poi attraverso l'acquisto semplicemente di un piccolo modulo gestisce anche gli storage, piuttosto che l'ICAP server, piuttosto che il kiosk, come quello che abbiamo visto all'ingresso della mostra. Credo che sia un po' una caratteristica di OpenSWOT questa, di fare delle soluzioni uniche sul mercato, e quindi che colpiscono particolarmente per questa peculiarità. Io vi ringrazio e siamo entrambi a disposizione al nostro stand, e grazie a tutti per il tempo che ci avete dedicato.